Wellà ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati dopo tantissimo tempo, raga, su Ark Survival Evolved. È tipo da 4 anni che non porto Ark su YouTube e ho deciso di riportare una serie su Ark Survival Evolved. Allora ragazzi, praticamente, vabbè, come potete notare, mi sta caricando la partita che ho sul server. Praticamente giochiamo, ragazzi, sulla mappa Lost Island. L'ultima volta, l'ultima serie l'ho giocata sulla mappa Ragnarok, ma non so di preciso come si pronuncia. Mentre questa volta, invece, voglio fare una serie sulla mappa Lost Island. Allora, dunque, ragazzi, come potete notare, questo è un server pulito. Difatti devo creare il mio personaggio. E vabbè, potete notare che un po' di mappa l'ho esplorata, perché praticamente sto giocando in questa mappa in un'altra partita che io porto però su Twitch. Quindi se vi interessa, in descrizione c'è il mio canale Twitch, mi trovate la serie live dalle 21 in poi e sto portando Ark anche in live su Twitch e adesso ho deciso di portarlo anche qui su YouTube. Poi vabbè, ovviamente in descrizione ragazzi vi ricordo anche che c'è più di un link per comprare scontato questo gioco e poi ovviamente come vi dicevo sto giocando in un server, se vi interessa anche a voi in descrizione c'è anche il link per affittare un server di gioco di Ark e anche di altri giochi. Ovviamente non è indispensabile prendere un server per giocare, però lo preferisco perché in questo modo fatica meno il mio PC e in questo modo il mondo va avanti anche quando io non gioco ed è una cosa importante, soprattutto quando vado a cucinare il metallo. Allora ragazzi, ora tra poco vi parlo anche delle impostazioni che ho messo in questa partita, anzi vi darò addirittura in descrizione sempre, dateci un'occhiata in descrizione, vi darò in descrizione la lista delle mod che uso in questa serie di Ark, sono tre mod, uso tre mod in questa mia partita, uso la Spoil Mill per far marcire subito il cibo. Uso la Spyglass, che è praticamente un cannocchiale più avanzato, poi vi farò vedere. E l'ultima mod, la portavo anche nell'altra serie, la Structure Plus, che mi permette di creare in un modo migliore, diciamo, strutture migliori, ok? E i settaggi, ragazzi, se riesco vi do anche quelli, va bene? Allora, detto ciò, detto tutto ciò, vado a creare il mio personaggio e vado nel Kessler Beach, si chiama. Tecnicamente è una zona facile, tecnicamente. Vabbè, il personaggio lo si può modificare casualmente. Non lo so, vediamo. Quanto io so basso. So basso e muscoloso io, vai. Sono io, uguale. Ah, insomma. Vabbè, guarda che piedi che c'ho, va, che roba, vabbè. Okay, guarda che cosce che c'ho, però guarda che addominali che c'ho, cavolo, eh. Vabbè, crea personaggio, dai che già sono le 9 del mattino. Allora, ovviamente è ben diverso. Questa serie sarà un po' diversa dall'ultima che ho portato. I settaggi sono diversi. Ho praticamente messo che non salgo di livello così in fretta, perché vorrei che un pochino ci godessimo le prime fasi del gioco. Quindi le prime fasi del gioco significa vorrei che ci godiamo tipo la capanna di paglia e non subito quella di pietra. Non ho messo neanche la mod ultra stack, però ho modificato i punti peso. Insomma, ora tra poco vedete. Vado un po' ad alzare il volume del gioco, ovviamente sto giocando a qualità alta epica. Ok, mettiamo un volume più decente e cominciamo. Allora, per chi non conosce Ark, che gioco è? Beh, Ark è un gioco open world. La mappa è enorme. Vedete? Ora chiaramente vedete un punto con scritto ferro perché praticamente vi stavo a dire che io questa mappa la gioco anche in live su Twitch, vi stavo a dire, quindi ho già un po' esplorato in un'altra partita, mentre questa è nuovissima come partita, quindi diciamo che le esplorazioni sono condivise tra partita e partita.
E quindi è un mondo parecchio grande quello di Ark ed è pieno di dinosauri. In Ark ci stanno i dinosauri, quindi è possibile che magari qui in giro ci stanno Velociraptor, tirannosauri e così via. Si comincia senza niente. Si comincia senza niente, come potete notare sono nudo e crudo, a parte le mutande, almeno quelle. E dobbiamo quindi cominciare raccogliendo le risorse. Quindi le pietre, dobbiamo raccogliere le pietre, dalle piante raccogliamo la fibra, le bacche per mangiare. Bisogna bere, mangiare appunto anche e così via. Incredibilmente potete anche bere l'acqua del mare, a quanto pare non è salata. Tranquillamente, vedete, lui beve. Allora, vediamo un po'. E poi chiaramente c'è tutta la questione del crafting. Adesso io mi vado a creare un bel piccone diciamo, di pietra. Questa roba... Queste sono skin, è roba che non serve. Cioè, non è roba che realmente mi serve, anzi, mi dà solo fastidio perché occupa l'inventario. E allora la butto via. Praticamente premo la O e butto via uno a uno sta roba. Ovviamente poi sparirà tra due minuti. Quindi mi sono fatto un bel piccone. Queste sono le mie statistiche, ragazzi. Salute, vigore, ossigeno, cibo, acqua, peso, trasportabile. Danno che faccio io. Velocità di movimento, abilità di creazione. La tempra è la mia resistenza al freddo e al caldo. E il torpore è praticamente quante botte devo ricevere prima di svenire. Potrei anche svenire. E anche gli animali li addomestichiamo facendoli svenire quasi tutti. Ora salgo di livello e vi stavo a dire che è un server questo moddato, modificato, ho modificato io le statistiche, un po' di tutto. Difatti in teoria ogni punto dà 10 di peso, ma io ho messo che ogni punto dà 70 di peso, perché sennò tempo breve e non posso più trasportare niente e non mi diverto. Quindi in pratica ogni punto vale 70 invece che 10. Poi qui abbiamo gli engrammi, che praticamente è tutta quella roba che noi sblocchiamo e possiamo creare poi nel gioco. Allora, questi sono oggetti, diciamo così, non è una vera pistola, serve ad altro. È giusto tanto per dire, ma in realtà serve a fare altre cose. Però andiamo a sbloccare l'accetta e la lancia per difenderci. Poi non ho altri punti da spendere per ora, e ho solo un punto, non è sufficiente. Siamo a livello 2. Allora posso andare a creare anche una bella ascia e due o tre lance, perché si rompono in fretta. Ok, prossimo passo, ragazzi, costruire una casa, perché ovviamente arriverà la notte presto. E quindi vi dicevo che io ho messo le impostazioni basse per quanto riguarda l'esperienza. Non salgo di esperienza molto in fretta, così ci godiamo le prime fasi del gioco. Poi vediamo più avanti come ci troviamo. Se dovesse diventare troppo lento salire di livello, darò allora una ritoccata alle impostazioni. Per ora però mi voglio godere un po' l'inizio. Ovviamente l'addomesticamento l'ho messo velocissimo, perché capite bene che io che registro i video non ho tempo da perdere, cioè aspettare 2-3 ore per addomesticare un animale non ha senso, non ha proprio senso per me. Quindi l'addomesticamento è veloce, ma tutto il resto è lento. Ovviamente ho alzato ovviamente il raccolto, vedete che ho fatto 300 di fibra, ma di base se ne fa 3 volte di meno più o meno. Allora, vediamo un po' se troviamo magari un dinosauro da cacciare per un po' di carne e di pelle. A me serve carne e pelle. La carne la mangiamo, con la pelle ci facciamo tante altre cose.
Ora la difficoltà l'ho messa parecchio alta, molto alta. E possiamo incontrare dinosauri di livello 150 quando io sono un povero tizio nudo e crudo di livello 2. Quindi capite bene che un animale di livello 150 a me mi apre il di dietro con molta facilità. Allora, non vedo niente, a parte uccelli. Corriamo. Presto faremo una capanna per passare la notte, per ripararci. Ok, dall'altro lato vedo tartarughe, ma quelle sono forti. Oh, ecco qua la mia carne e la mia pelle. La mia carne e la mia pelle in pratica sono questi polli che si chiamano dodo. E te pareva? Va bene. Allora, ascia e piccone raccolgono in modo differente. Se non ricordo male. Mi pare che l'ascia dà più. Mi pare che il piccone dà più carne e meno pelle. E mi pare che invece questo dà più pelle e meno carne. Mo' non mi ricordo. Vabbè, comunque, poco importa, dai. Difatti, vedete che mi ha dato più carne che pelle. Proviamo con questo invece. Vedete che mi ha dato un mucchio di pelle? Mi ha dato più pelle. Allora, il contrario. L'ascia mi ha dato più pelle che carne. E io, sinceramente, preferisco la pelle. Che ci si fanno molte cose. Continuiamo a salire di peso perché vedete che mi riempio molto in fretta. Ah, ho fatto due livelli. Vi spiego. Ho impostato esperienza doppia per le kill, per le uccisioni. Cioè salgo in fretta di livello uccidendo. Ed è una cosa che giustamente deve dare molta esperienza perché uccidere non è una passeggiata di solito. Mi porto già subito a 300 di peso. E vado a sbloccare il fuoco da campo per cucinare la carne. E vado subito a sbloccare pavimento di paglia. Sacco a pelo per rinascere in caso che muoio. Ingresso di paglia e muro di paglia. Poi vabbè, queste li sblocco perché è una mod. E c'ha dei vantaggi. Tipo la porta S più si apre e chiude da sola. C'ha più impostazioni e per me è più comoda. Allora, dobbiamo trovare un bel punto dove creare casa. E mo vediamo, perché comunque non è una zona proprio banale questa. Ho beccato anche tirannosauri qua, quindi non è che è proprio una zona tranquillissima. Perfetto. Allora, mi potrei creare casa ovviamente nella spiaggia perché? Primo perché si vede facilmente, secondo perché vedo facilmente quello che c'è in giro. Quindi la mia prima casa per ora di sicuro nella spiaggia. Allora, andiamo un po' a vedere. C'ho un altro livello, bene. Me lo vado a impostare su danno. Danno è importante, più danno famo meglio è. Allora, creazione, andiamo a creare il pavimento di paglia 1, per ora me ne posso creare uno perché mi mancano le risorse, manca legna paglia. Va bene. Mi raccomando ragazzi, ovviamente spolliciate, no? Lasciate tanti bei mi piace se volete una bella serie lunga. Ci terrei tantissimo, ovviamente. So bene che a giugno dovrebbe. Mi pare, mi hanno detto a giugno deve uscire un'altra mappa. Però questa non l'ho mai portata. Va bene pure, insomma. Non mi andava di aspettare giugno per portarvi Ark. Volevo giocarlo prima. Che ultimamente mi ha ripreso molto. Difatti, è già da una settimana e passa che lo sto portando su Twitch. Ark. E quindi. Per quello. E vi ripeto, ragazzi, se volete vedermi. Il live la sera, link in descrizione del mio canale Twitch. Lì sono ovviamente più avanti, è un'altra partita. Mi raccomando, e poi vi ripeto,
Vi ripeto, ragazzi, in descrizione, se vi interessa, ci stanno vari link per comprare questo gioco scontato, per affittarvi un server di Ark, per giocare con gli amici. Io tipo tranquillamente farò venire presto Miticaccio qua che mi darà una mano, anche lui è molto bravo su questo gioco. Quindi, per ora sono solo, però è un server multiplayer, c'è anche scritto qua, latenza sui 60 per ora, va bene, 50, 45, vabbè, 30, dipende, varia. Allora, cominciamo a fare una capanna non troppo piccola comunque, poi la possiamo aggiornare volendo. Ho sbagliato, vabbè. Famola bella grande, va. Anche perché se verrà Miticaccio meglio avere una casa più grande. Bene. Ok, dico, è aggiornabile perché al momento di paglia vedete che ha 2400 punti vita, quindi poi si distrugge, mentre quello di legno dura di più, quello di pietra dura di più, ovviamente quello di metallo dura ancora di più. Quindi è più difficile che un dinosauro butta giù la casa di ferro, ovviamente quella di paglia con lo sputo la butta giù. Allora, andiamo a costruire le mura di paglia, quelle ho. Allora, per ora ne ho solo uno. Mi manca la paglia. La paglia, a proposito, la paglia col piccone nell'albero. Praticamente, picconare l'albero dà più paglia che legna. Invece con l'accetta, ovviamente, dà più legna che paglia. Quindi, a me serve più paglia. Ora, se voglio un po' di legna, colpisco così, insomma, capito? Lo stesso vale anche per la pietra. Se la pietra la colpisci con questo, col piccone, ti dà più selce che pietra. Se invece colpisci con questa, con l'accetta, ti dà più pietra che selce. È così, è studiato così questo gioco. Allora, ovviamente ci sono anche le finestre, ma non le ho sbloccate. Allora, abbiamo un punto da spendere. Io direi che vado per ora avanti col peso, che già siamo quasi a metà. Allora, ovviamente ci sono i vestiti da sbloccare, ma non ho fretta. Voglio prima sbloccare la scatola, che è dove noi andiamo a conservare le cose. E poi giustamente soffitto e porta di legna, perché giustamente me devo chiudere. E difatti non abbiamo ancora sbloccato la finestra, quella minimo ci vuole il muro di legno con la finestra, non quello di paglia. Allora, quindi per ora ci possiamo solo chiudere totalmente. Ok, andiamo a fare un secondo muro superiore, non mi va di avere il tetto proprio basso. Mi serve altra paglia. Tanta paglia. Ok, intanto mi vado a costruire altri 9 muri. Oh oh. Ah, un dodo, pensavo che era un animale più, un dinosauro più cattivo, no, è un altro animaletto innocuo. Però innocuo, oh, andiamola ad ammazzare che mi serva la pelle a me, più pelle abbiamo meglio è. Mi muovo lento perché sto creando oggetti. Che me caghi? Sgraziato, mi hai cagato vicino. Muori. A posto. Altra carne, altra pelle. A proposito, dobbiamo fare
Un bel fuocherello dobbiamo creare. Allora, innanzitutto me vado a chiudere come secondo piano. Me ne mancano ancora tre. Uno, due, tre. Poi mi vado a fare questo, una porta, una cassa e poi soffitto a go-go. Soffitto 2, 4, 6, 8 direi. Ok, sto creando di tutto e di più. Salgo anche di livello. Mettiamo la porta. Oh, a porta. Perfetto. Poi a porta. Ce la mettiamo pure. Poi soffitto. E la scatola. La scatola. La scatola la andiamo a mettere. Boh, magari qua all'ingresso. Vediamo. Una bella scatola. Soffitto. Ci siamo quasi. Ok, ragazzi, ci siamo chiusi. Ci siamo chiusi. Allora, peso, no? Direi che mo aumento un po' la vita, dai. Allora, vediamo. Abbiamo da spendere altri 9 punti. Direi che andiamo a sbloccare. Beh, tecnicamente i vestiti, cavolo. Vabbè, non ho sbloccato tutto, però vediamo, vediamo, vediamo. Crea uno, crea uno, crea uno. Un letto. Il letto serve per rinascere se muori. E il letto, il sacco a pelo però, il sacco a pelo si usa solo una volta. Quindi se muori ci rinasci una volta e poi sparisce. Più avanti sblocchiamo il letto normale. Quello che se muori non sparisci, non sparisce. Indossiamo qualcosa, mettiamo per terra sto bel sacco a pelo che è meglio di niente. Va bene. Fuoco da campo, mi manca, crea uno. E bene o male, direi che... Oh, ripeto, questa non è una pistola vera, non è una pistola. Non lo so di preciso a che serve. Non lo so, e fa parte della mod S+, Structure Plus. La possiamo creare, ma ripeto, non è una pistola. Allora, il fuoco lo mettiamo magari qua davanti, davanti all'ingresso, per ora. Dentro ci mettiamo la carne, ci mettiamo dentro la legna, accendiamo. E cominciamo a cucinare sta roba. La pistola non è una vera pistola, non so a che cacchio serve. Ah, forse serve per raccogliere... Non lo so. Ha vari utilizzi e... Più che altro mi serve capire come faccio a riaprire sto coso. Hold reload, open the mode, select UI. Io non ci capisco un cacchio. Oh. Ah, ok. E non è una pistola, è per... Non lo so, credo per spostare oggetti, strutture. Ah, tipo se voglio prendere un muro. Ecco, ecco, tipo che ne so, magari ho piazzato male un muro. Magari l'ho messo in un punto sbagliato e lo posso recuperare, tutto lì. Ovviamente in un server multiplayer PvP sarebbe un po' OP, sarebbe un po' come cheatare quasi. Però è buona in caso che uno sbaglia. Se uno magari sbaglia a piazzare una cosa, dice cavolo, per non ricostruirla. Oh, sta cacchi pistola, ma la levi dai mani. Come si leva sta pistola dalle mani, scusa? Non mi serve, via, togliela. Va bene. Quindi, qua abbiamo la cassa. Vabbè, non mi serve sta pistola. La pelle è importante, non la devo perdere
ma mettiamo da parte tutto. Allora, le narcobacche si possono mangiare, quelle nere ti fanno addormentare, quindi meglio non mangiarle. Poi queste qui mi pare che ti fanno venire una sete assurda e ti fanno anche fare tanta cacca. Le migliori da mangiare mi pare che sono quelle blu, che dovrebbero saziare e dare anche sete. Cioè dovrebbero saziare anche la sete, mi pare. Questi sono semi, ma noi non li possiamo usare al momento perché non abbiamo dove metterli sti semi. Quindi alcune cose io semplicemente le butto, non mi servono. E questo, insomma, ragazzi, è Ark. Che ve ne pare? Per chi sicuramente non lo conosce, lo dico, eh. Allora, non so che fare. Mi metto a raccogliere risorse, le metto nella cassa. Posso mettermi tranquillamente a raccogliere risorse, perché comunque mi fa salire di livello spacca pietre, spacca alberi, quindi... Hai freddo? Dovresti riscaldarti. Mi sa che sta arrivando la notte. Che ore sono? Le 17:38. In alto a sinistra. Per farlo apparire tengo premuta la H. Ok, così già che ci sto vi spiego anche un po' i controlli del gioco. Allora, c'ho sete. Andiamo a bere. Giù a destra c'è tutto il pannello della fame, della sete. Vediamo se c'è un po' di carne cucinata. Me ne prendo 5 tenendo premuto shift sinistro e trascino. Me ne dà la metà, di quello che c'era. Ce mangio sopra. Ce mangio, insomma, mangiamo. È finita la legna. È finita la legna. C'è bisogno di altra legna. Il carbone. Oh, ecco, quello è un animale cattivo. Bisogna stare alla larga. Quello è un dilofosauro. Quello è praticamente il quello è il dinosauro che abbiamo visto su Jurassic Park. È quello che sputa e ti acceca. Ci potete anche girare vicino, ma non troppo vicino perché sennò si incavola. E sta andando verso casa mia, meraviglioso. Dov'è? Dov'è andato? Ah, sta tornando indietro, meno male, va. Ok, ho l'inventario quasi pieno. No, perché se è di livello 150 non lo ammazzo, è troppo tosto. Se avevo una bola, lo bloccavo, lo picchiavo da dietro, ma così com'è, è complicato. Allora, legna, diciamo la metà, accendo. Il carbone in futuro ci servirà a noi per creare la polvere da sparo, per fare i proiettili. Per ora non serve a niente. Vado a conservare questi, per ora. Va bene, ragazzi, il tempo è volato via, direi che per il momento mi fermo qua. Allora, che ve ne pare di questo primo episodio? Spero che vi sia piaciuto. Vi vado a ricordare ancora una volta che in descrizione ci trovate vari link per comprare questo gioco scontato, per affittare un server di gioco se vi interessa. E ovviamente vi ripeto, Twitch se vi va di guardarmi live e così via. Date un'occhiata in descrizione, mi raccomando, un bel pollicione in su se volete una bella serie. E niente, non c'è altro da dire. Vi saluto, ragazzi, ciao, alla prossima.